Ciao a te, a tutti, ciao e benvenuti da Ciocchierino in questo nuovissimo episodio su The Evil Within. Finalmente, dopo un'era tipo geologica che non ci ritorno. Un piccolo annuncino per questa sera, ragazzi, ci vediamo verso tipo le 21 in live assieme a Rodrigo. Quindi saremo noi due, ragazzi, finalmente insieme dopo tanto tempo per parlare un pochettino insieme a voi. Quindi mi raccomando, non mancate, vi aspettiamo in tanti. Intanto, ragazzi, vediamo se riusciamo a raggiungere anche i 20 like per questo nuovo episodio. E mi sono dovuta preparare psicologicamente, perché da quel poco che mi ricordo mi sa che eravamo riarrivati in una zona, ragazzi, dove è presente il nostro carissimo amico Testa de Cassaforte. Io proprio, guarda, sto fremendo, non vedo l'ora di andarlo ad incontrare. Andiamo. Non mi ricordo manco minimamente i tasti, ragazzi. Non so se eravamo già arrivati nel capitolo 13 o se ci stiamo arrivando adesso. Non mi ricordo proprio niente, ragazzi, ve lo giuro. Che si chiama Vittime. Wow. Vittime. Ah, ok, eravamo arrivati qua, sì. Allora, devo un attimino ricordarmi i tasti, ragazzi. Concedetemi questa cosa. Intanto direi di ricaricare le nostre armi. C'ho soltanto il dardo questo qua accecante, perfetto, quindi non ho più dardi e due colpi pistola. Oh merda, miseria. Sono nella merda più nera, ragazzi. Ma proprio nella merda nerissima. Ritorniamo proprio alla grande. Direi di disinnescare sta cosa qua prima che ci prenda il piede e ce lo divori. Oh, colpi per fucile a pompa. Questa cosa ci piace. Cos'è questo rumore schifosissimo? Mi riaccogliete proprio con tanto amore, vedo, ragazzi, eh. No. Cos'è? Ma cos'è? Ma no, cioè, seriamente. Allora, disinneschiamo, ragazzi, prima di fare una brutta. Che c'è? Porca vacca! Ah! Oh merda, miseria. Questa è scattata da sola. È scattata da sola perché non... Ah! Porca miseria! Ah! Muovite, muovite! Fatti avanti! Ah! Se vabbè, ma vabbè. E tu continua a colpirmi con sacchi di merda. Continua. Mi vuole fare del male. Mi vuole divorare viva. Perché non muori, maledetto puzzolente. Ricominciamo, ragazzi, proprio bene. Vabbè. Ok. Disinneschiamo. L'acido! Muovite! Seb, non sai... Cioè, non ti rendi conto di quello che sta succedendo, perché tu fai sempre tutto così dannatamente scialla, proprio, con una tranquillità in corpo che fa spavento. Cioè, tu fai spavento, capisci? Non il mostro. Tu fai spavento. Ecco, devo ricominciare tutto da capo. Mo' di sicuro di nuovo arriva il mostro. Gli devo dar nome a sto mostro. Spero sia la volta definitiva che lo incontriamo, sinceramente parlando, perché... Oh merda. Oh merda. No, ce l'avevo passata dentro, ma veramente mi è stata di... Ma non posso. Non posso. What the fuck? Ma che cavolo... Cioè, no, aspetta, serio, che cosa vuole? Ah, devo passare qua dentro. Ok, ho visto pure un ratto così di sfuggita. Passerò nel condotto dell'aria, d'accordo. Tutto molto sicuro, vero? Ammazza quanto mocciolo! Rifornimento proprio per 10 anni? Va bene. Andrò avanti, il punto... Che c'è adesso? Kidman, sei lì dentro? Ma, cioè, allora, aspetta un secondo. L'autobus è, tipo, imploso. E che stai chiedendo a Kidman se è ancora là dentro? Ma, cioè, seriamente, è Seb. Perché stiamo parlando Seb? Non vedi che c'è un corpo Seb? Il corpo se l'è data a gambe, Seb. Dovremmo fare lo stesso, Seb. Va bene, passerò giusto qua sotto. Guarda dove sta per crollare tutto. Oh, Gesù, tu non hai intenzione di rialzarti, spero. Questa posso aprirla?
Sì. Cosa abbiamo qui? Colpi per la Magnum. Colpi per la Magnum. Ha più colpi la Magnum che la pistola normale. Ma allora, cioè, che stiamo a fare qua? Scusa. Ti carica Seb. C'è più colpi, oddio. Ne ha uno in più, non è che chissà cosa abbiamo a disposizione, ma vabbè. Fa niente, passerò di qua. Non hai ancora capito? Adora tormentare gli altri. Vuole fargli sapere che è lui a comandare. Tende trappole, fa agitare le vittime, le fa sbagliare. Dannate trappole. Quando è successo a me, ho visto cosa succedeva. Io ho visto, ma non potevo scappare. Dovevo conoscere la verità e lui lo sapeva. Okay. Detective Castellanos. Signorina, sia onesta. Sto impazzendo. Se vuole sopravvivere, deve scegliere di chi fidarsi. Il detective Joy, mi fido ciecamente. Oddio, cioè, fino a un certo punto. Come sculetta tizia Joy, vuole giocarci qualche colpo basso perché sa che siamo deboli alle chiappe sode. Va bene, allora, qua c'è il manifesto di qualcuno. Chi è? No! Joss! No! Si segnala la scomparsa di detective della polizia di Crimson City, Joseph Oda, scomparso mentre tornava a casa. Molti testimoni l'hanno visto girarsi per Crimson City alla ricerca di qualcuno. È diventato scemo pure Joss! Allora, abbiamo un po' di mocciolo a disposizione, vediamo se riusciamo a potenziare qualcosa, anche se c'ho i miei grossi dubbi. La barra vitale è già al massimo, perfetto. Direi di aumentare, ragazzi, la cadenza di tiro del fucile a pompa, perché lo vedo ancora un pochettino lento, sinceramente. E direi di aumentare a sto punto il danno del fucile di precisione, che comunque può esserci utile. Va bene, dai, diciamo che oggi ci accontentiamo così. Quindi, cara tizio, gioia, fammi salvare la partita, grazie. E direi che possiamo andarci. Ce n'è anche a quel paese, ragazzi. Nye! Eccoci qua. Io vorrei ancora capire chi è quel tizio. Ah, mi ha lasciato un po' di mocciolo, vedi come ricordo. Mi ha detto, guarda, ti sfraffo un po' dentro i barattoli, così ti ricordi di me, così ti porti qualcosa di mio appresso. Non mi piace. Per niente mi piace tutto questo. Perché sta tremando tutto qua? Cioè, aspetta, che devo fare? Devo scendere o c'è qualcos'altro qua? Che me sto a perdere. Fatemi vedere la cassa. Posso spaccarla, esatto. Anche se non c'è assolutamente niente dentro. E l'ascensore, niente da fare. Per cui sì, devo scendere di qua, ragazzi. Non vedo l'ora di inoltrarmi in questa cosa oscura. Ecco, mi ha salvato la partita. Mi stanno dando una siringa, ragazzi. Posso aprire qua? Ok, un ingranaggio, capirai. Posso farmi qualche dardo per palestra? Vediamo un pochettino, ne. Ok, ragazzi, niente, due dardi accecati. Ah, vabbè, sono stata stupida. Perché devo cambiare per... Ah, posso farmelo? Ok, perfetto, perfetto. Dardo esplosivo. Ok, questo per la scossa. Ok, ragazzi, abbiamo fatto anche un po' di pieno per i dardi. Sono contentissima io di questa cosa. Intanto sta continuando a vibrarmi il pad, non so perché. La concia de tu madre! Minchia, me le fa prendere sempre un colpo, porca vacca miseria, va bene. Diciamole sì, questa non posso aprirle. Sento dei rumori poco amichevoli, ragazzi. State attenti perché c'ho la ma è un tizio, cosa ha addosso? Ma serio? Guardate, sparo un dardo nelle chiappe. L'ho sprecato, ma che è serio, mi è stata di... Oh! È scemo! Ah! Ma che what the fuck sta succedendo oggi? Mizzica, oh! Oggi è proprio un episodio stranissimo, Madonna santa, non si sopravvive a niente. Direi di sana siringa, ragazzi, perché... Già ci abbiamo meno vita, almeno ce ne abbiamo tre per fortuna. Oh, che porca miseria, ho pure sprecato un colpo per niente, va bene. Continuerà ad avanzare nei condotti dell'aria come i ratti. E là? C'è nessuno qui?
Oh, c'è qualche colpo, per favore, ditemi di sì. Oh, finalmente. Colpi per pistola, un po' di nocciolo. Qua abbiamo un fiammifero. Qua. Ma perché? Ma sono stupida, ragazzi, sono stupida perché ho sprecato un colpo. Pensavo di che usasse il corpo a corpo e invece ha usato il colpo. Vabbè, niente. Allora, qua non sembrerebbe esserci più niente, per cui questi posso aprirli? No. Va bene. Ok, dardi congelanti. No, non mi serve. Joseph. Joss! Perché pensi dovrebbe essere Joseph? Scusami. Potrebbe essere un qualsiasi mostro e lui dice Joseph così a prescindere. Non ti capisco, amico. Ecco, così. Oh, non c'è mai niente dentro ste scatole, figurati. Mai niente. Joss! Sei tu, Joss! Dimmi di sì, Joss, perché non ho voglia di incontrare altri mostri, sinceramente parlando. Anche se Mister Cassaforte non è che l'abbiamo fatto fuori, effettivamente, eh. Io dubito che l'abbiamo fatto davvero fuori. Mazza quante salcicce appese. Joss! Aspettami, Joss! Ti aiuto io. È stato bello conoscerti. Adesso stiamo nella grossa merda. Oh merda, che sta succedendo? Non mi piace. Joss è inseguito dal mostro della cassaforte e noi stiamo nella merda più nera, perché non so cosa diavolo stia succedendo. Non lo so. Oh Gesù benedetto. Oh Gesù. Queste cose ci tagliano le caviglie. Merda. Aspetta, aspetta, aspetta. No, qua non c'è passo. Porca vacca. Porca la miseria. Oddio, 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 oddio. Devo passare qua. Che cazzo. Ma che cosa brutta, ragazzi. Oddio. La trappola. Ecco, lo sapevo, l'avevo vista. Corri. Un dardo nella mano. No, dai. Che due pallone. Diciamo pure di sì, eh. Diciamo pure di sì. Porca miseria ladra. Piano. Ecco qua. Madonna. Oh! Minchia. Prima non ce n'erano così tanti. Oh! Allora, dobbiamo fare attenzione. Qua ci abbiamo per disinnescare. Dai, 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 dai. Speriamo non arrivi uno di sti cosi a tagliarci i piedi. Ok, a posto, posso passare? Ah, oh, meno male. Joss! Joss, sei ancora qui, amico? O ti ha divorato? Ah, colpi, 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 colpi. Ok, direi che è il caso di rimettere la pistola, ragazzi, al posto della Magnum. Rigarichiamo. Perché non sappiamo cosa ci aspetterà oltre questa porta. Mazzo, ecco qua, c'è la figurina. Me lascia a me quei cacchi da cagare. E poi minchia come arriva subito di corsa lo stronzazzo di merda. Aspetta. Allora, dobbiamo riprendere la tattica questa, ragazzi. Oh, porca vacca miseria. Ecco, questa. Alle noci, gli sparo, alle noci. Ok, non c'ho più colpi per... Non ho più colpi per... Che cazzo! Entro, entro, entro. Facciamo anche in tempo a finire le frasi, ragazzi. Non me lo permettono. Cazzo. Che c'è? È tutto
di una buona donna, perché non mi aspetti mai? Eh? Minchia, ci eravamo finalmente riuniti. Devo trovare Kidman. Ma va, solo Kidman e quell'imbecille di Joss. Ok, mi ha appena salvato la partita, ragazzi. Per fortuna. Comunque, appunto, dicevo, ho soltanto un colpo per fucile di precisione, non ne ho più. Ah, quanto mocciolo, ammazza, oh, me lo stavo a perdere. No. Qua non dobbiamo perderci proprio niente, non c'è più niente, vero? Permesso? È permesso? Joss? Tu sia maledetto, dove sei? Non mi piace sto posto, eh. Già ve lo dico. Così ve lo dico. Cosa c'è? Ah! Spaccala! Ma sì, spacchiamo tutto. Tanto qua non è che ci rimane molto altro da fare, eh. Quanti ne abbiamo? Io direi di tenere questo, ragazzi, per ogni evenienza, perché non si può mai sapere qua, eh. Allora, qua rompiamo questa. Non c'è mai una cippa di niente. Perché cavolo ce le mettete? Non capisco. Va bene. Joss, la Conchita è tua ormana. Dove sei? Oh, finalmente fuori. Leslie! È con Kidman. Leslie può andare a casa. Può prendere il treno e andare fino a casa. No, Leslie. Non oggi. Tu mi proteggerai? Certo, è il mio lavoro. Bene, bene, bene. Quando arriverò a casa saranno sorpresi. Oddio, che c'è adesso? Non è colpa tua. Che fai? Mi dispiace. Fermati! Cosa scoprono gli altarini? Non sai cosa diventerà. Oh sì, l'ho visto. Ma non sai ciò che Rubik vuole. Dimmelo tu, che cosa vuole? Lui vuole Leslie. Cosa? Vuole finire il suo esperimento? Non fare il moralista. Ho degli ordini. Non posso lasciare che lo prenda. Leslie è il solo che può. Oh! E che palle! Joseph è sfigatissimo, cioè finisce sempre per prendersi pallottole. Ma poi succede sempre la stessa cosa, cioè siamo un passo da avere sto cavolo di Leslie e succede qualcosa e noi precipitiamo nel vuoto. Sempre così succede. E Kidman a quanto pare, non so se è una mezza infiltrata di che cosa, ma ha il compito di uccidere Leslie. E guarda caso adesso Leslie è di nuovo scappato. Non lo so, ragazzi, vabbè, abbiamo finito il capitolo 13, incominciamo il capitolo 14. Non so, veramente non so più che dire, andiamo. Oh, the hell! Oh, altri moventi! E c'è! Ecco qua, sepolti, Joseph, dov'è? Lo sfigato della trama è lui! Di nuovo da soli come cani! Joseph, non puoi essere morto! Sei, guarda caso, Joseph non può essere morto! Ovviamente, come non lo siamo noi, come non lo è Kidman, che è esplosa malissimo nell'autobus. Non so più che dire. Joss! Sei qui, Joss! Ti stiamo inseguendo da metà gioco, Joss! È pazzesco, veramente pazzesco. Adesso siamo nella metro. Posto sempre meraviglioso, senza dubbio. Va bene, ok, diciamo di sì. Joss, come può essere caduto così lontano? Diciamoci la pura verità, ragazzi,
Come può essere caduto, precipitato, quello che mi pare così lontano? Ci ha pure salvato il checkpoint. Questa cos'è, una bomba a mano? La prendiamo, ci interessa. Dove devo andare? Insomma, giù o a sinistra? Non lo so, ci sono sempre 10.000 strade aperte. Devi dire di entrare qua. Ah, ci sono i cessi qua. E qua? Abbiamo la stanza di salvataggio. Meno male, ragazzi. Il mio diario è successo pubblico. Lettera di Myra, oh mio Dio. Caro Sebastian, se ricevi questa lettera temo sia accaduto il peggio. Significa che le mie indagini si sono avvicinate troppo alla verità. Significa che potresti non rivedermi mai più. Mi spiace di averti tenuto all'oscuro, ma l'ho fatto per proteggerti dalla verità o dalla mia follia. Ho incluso una copia dei miei file. Spero solo che tu non li debba mai ricevere. Ma se così fosse, sta a te finire ciò che ho iniziato. Ti prego, vendica Lily e me. Ti amo con tutto il cuore, Myra. Oh mio Dio, quale verità? Cioè, a quale verità si sarà mai avvicinata Myra per rimetterci addirittura le penne, ragazzi? Qua mistero continuo. Mazza. Dovrebbe usare un po' di gel verde. Ma saprò io quando usare il mio mocciolo, cara Tizia Joy? Sono venuta qua soltanto per salvare la partita. Tizia Joy, salvo la partita senza la tua presenza. Spero tu non te la prenda. Me ne vado, Tizia Joy. La mia presenza è stata breve ma intensa. Ci vediamo più tardi, Non ti muovere da qua tu. Aspettami, speranzosa. Va bene. Usciamo, ragazzi. Meno male che sono venuta a controllare, perché ecco qua, già sento rumori che non mi piacciono, Già. Sento rumori che non mi piacciono. Ah, no, spara a lui la concia, re tua ermana. È morto, spero. Ma vuoi che ne faccia esplodere un altro? Ok, ragazzi, dobbiamo fare attenzione perché... Madonna, no, non posso disinnescarli sti cosi. Ah! Posso. Per fortuna che l'ho scoperto, ragazzi, perché qua ci sono colpi per fuggire precisione e un bel po' di mocciolo. Per cui... Ecco qua. Ovviamente ce n'erano due, Va bene, prenderò questo e me ne vado. Basta, ne ho abbastanza di esplosioni, Dio santissimo. Va bene, allora ragazzi, adesso sì che possiamo andare lì sotto. Meno male che ho controllato, perché sennò mi perdevo il punto di salvataggio. Perdevo il moccioleolo. Ah, qua ci sono dei colpi, me li stavo perdendo. Sveglia. Ok, mocciolo. E che palle, grossissime. Ecco, guarda, stai giù. L'animazione è stata... Oh. Che ci fai tu qua? Che ci fai tu? Prendi fuoco. È morto. Oddio, ragazzi, sti sozia di Rubik mi fanno stracagare addosso, perché non si vede niente nel cappuccio. Sono veramente inquietanti. Va bene. Che due palle. Qua qualcuno mi sa che ci è rimasto spiaccicato. Oh, per un pelino, ragazzi. Oddio, per un pelino non sono esplosa, malissimo. Allora, posso ricreare qualche dardino? Ok, questo. E me ne manca un altro di questi, perfetto, ok. Allora, direi che è il caso di sollevare questa saracinesca puzzolente e infetta e di ritrovarci qui. Va bene. Io vado. Io sono Seb Castellanos e... Ecco, mi ha salvato la partita. E non ho paura di niente. Di niente. Mazza, oh, sei così forte. Adesso leva pure sta roba. Oddio, c'è una bomba. È una bomba questa, che è? Ah no, è un semaforo. Va bene, eccolo là. Eccolo là, è lui. È lui, è il sosia. Spero sia già morto, anche se ho i miei grossissimi dubbi che sia già morto. Possiamo provare, ragazzi, a lanciare un dardo esplosivo? Magari esplode qualcuno, esplode un po' di tutto. Non ci è arrivato. Vabbè, come non detto. Ok, come non detto, me ne ripreparo un altro, ma è stato alquanto imbarazzante. Davvero imbarazzante. Ok, come non detto. Vorrà dire che arriverò esattamente lì e proverò ad usare. Mi stanno dando troppi colpi, ragazzi, per fucile di precisione. Troppi. E là c'è uno con un fucile di precisione, infatti. Ok, penso di averlo atterrato, almeno speriamo. Ok, attenzione, prepariamoci. Oh, meno male. Ah, è esploso adesso il dardo. Ma perché? Ma sei nudo come un
che schifo non ti far vedere. Allora, aspettate, voglio usare una bomba a mano, ragazzi. Direi che è il caso di usare un po' di bombe a mano adesso, perché sono veramente tanti. Oh, porca vacca. Sto sbagliando già. Oh, mi sono salvata per un pelino di culo. Per un peletto proprio di culo. Ah! Mori. Ah! No, via fuoco, guarda che per la mia cosa, ecco. Allora, qua c'è ancora gente. Oh no, tu sei brutto. Bravo, vai nell'acqua che così non ti vede nessuno. Perché non mira la testa? Ecco, così facciamo un po' prima. Allora, il sosia è morto, ragazzi, per fortuna, perché non ci tenevo proprio per niente a rivederlo. Però dire, non so se era lui, ma direi di bruciarlo, perché non si può mai sapere. Allora, qua che abbiamo? Che dobbiamo disinnescare? Che dobbiamo fare? Boh. Per liberare la corda? Per fare che? Che ce devo fare? Mi devo impiccare? Che ce devo fare? Guarda. Da un lato sarei felice di farlo, dall'altro mica tanto, perché ci tengo ancora un pochettino alla mia vita. Per fortuna, ragazzi, abbiamo recuperato una siringa. Vediamo un pochettino qua dentro chi c'è, chi non c'è. Ehi. Ah, là sotto, ragazzi, c'è. Vedi, c'hanno i fucili di precisione sti pezzi di merda, eh. È morto? Spero di sì, spero di sì. Ok, questa è rimasta senza braccia, quindi non può nuocere a nessuno. Facciamo attenzione alla trappola, meno male l'ho vista. Disinnescata, meno male. Mocciolo, sento rumori. Ah! Ammazza, è buco. Madonna. Sopravvissuto con quel bucazzo in testa. Ok, qua ogni tanto escono sorpresine. C'è una trappola, non ce lo scordiamo. E lì c'è pure una bomba. Ok. Ok, meno male, meno male, meno male. Recuperiamo questi, ricarichiamo. Prendiamo il mocciolo. Ok, stiamo andando abbastanza spediti, sono contenta di sta cosa. Ho recuperato 10 colpi per pistola. E qua non abbiamo più niente. Per cui qua probabilmente ci sarà qualcuno, eh. Ok, dobbiamo entrare qua, ragazzi. Bella notizia, eh. Oddio, dardi, dardi che esplodono da tutte le parti. Vieni, magari li faccio esplodere, ragazzi. Se devi venire, vieni. Ok. In mille pezzi, mille pezzettini. Madonna, mi sono salvata per un pelo, ragazzi, perché avevo provato a disinnescarli, ma mi è andata proprio male. Madonna, quanti danni. Ci vogliono proprio ridurre in mille pezzi, come abbiamo ridotto noi adesso il nostro amico qua. Dobbiamo essere rapidi, eh. Rapidi, rapidi, rapidi. Ok. Meno male. Meno stavolta non mi è andata proprio male male. E ehi, chi c'è qua? C'è qualcuno lì? Ma di sicuro. Sono lì che mi aspettano proprio frementi di curiosità di incontrare Seb Castellano, il famoso Seb Castellanos. Certo. Non mi piace qua. Secondo me mi sbuca qualcuno. Spero di no, ma c'ho sta netta sensazione. Cosa c'è? Deve esserci un modo per salire lassù. Oh oh oh, tu sei matto, amico. Tu sei proprio matto. Come ci arrivo là? Non mi fanno manco uscire. Devo uscire qua. Posso aprirla questa? Sembrerebbe. Ah! La concia di tua madre! Da dove minchia sei spuntato tu, pezzo di merda? Mamma mia, mi ha fatto prendere un colpo. Va, brucia. Va bene, intanto che tu carbonizzi. Ah, ecco, devo andare di qua io. Va bene. Ok, allora controlliamo che qua non ci sia niente, ragazzi. Sembrerebbe di no. Di qua sembrerebbe di no. Io sento tanti rumori, ragazzi, in sottofondo. Qua abbiamo una siringa, ma non possiamo più prenderne perché abbiamo già lo slot pieno. Ok, cos'è sta roba? Schifosa, che si muove. Che posso dar fuoco? Che devo fare? Sì. Ecco fatto. Ah, passiamo attraverso la melma bruciata. Vediamo un attimo. Quel rumore non era per niente amichevole. Bello sei! Bello! Io non provo manco a spararti attraverso le sbarre perché. Ah, forse sì, forse è la cosa che devo fare, forse no. Guarda, vado di qua, eh. È stato bello conoscerti. Cos'è sta roba? Ah, la trappola, oddio.
Meno male, mi sono fermato in tempo, ragazzi. Ah, quante belle cose. Ok, ingranaggio, mocciolo e... di qua. Ah, non c'è più niente, perfetto. Per cui... va bene, devo andare per forza di qua, vero? Mi sembra di aver capito. È divertente sta cosa. Divertente un paio di palle, non posso andare qua. Quindi dove minchia devo andare? Da qua devo andare. Minchia, sono resistenti sti pezzi di merda. L'altro sta arrivando. Ok, recuperiamo il mocciolo e prepariamoci al peggio, ragazzi, perché sta zona mi sa che è proprio pessima, eh. Va bene, va bene, va bene. E... e... tu ti muovi? No, cos'è sta roba? È un morto, sì, è un morto che per fortuna sembrerebbe non muoversi. Adesso dobbiamo fare un attimo attenzione, ragazzi, perché tutta sta cosa non l'ho capita, eh. Chissà che si sveglia quello. No. Vabbè, allora dobbiamo passare quando si spegne il raggio, almeno credo si spenga. Sì, no, cioè ci passo sotto, va bene. Tu prendi fuoco, ecco, sapevo, vedi, non ho fatto in tempo. Ho dovuto sprecarmi due colpi, c'è sta poco da fare. Vabbè, abbassa sta leva, va. Ah, li ho dovuti sprecare. Che sfiga grossa, ragazzi, però. Va bene. Oh, qua. Ah, vabbè. Ho i fiammiferi, perché ora che spengo questa la melma... oddio, non mi dica la melma mi ingoia, ti prego. Perché mi fa altamente schifo la cosa. Oddio, che schifo. Ma ammazza il ratto! Ecco, vedi, si è richiusa, lo sapevo. Madonna. Ammazza. Ok, ah, che culo, ragazzi. Per fortuna c'è il punto di salvataggio, perché qua la continuo a vederla male, 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 male. 20 dicembre 2012. Non ho più notizie di Myra da quando ho ricevuto il pacchetto. Ho paura di portare queste prove ai miei superiori. Ciò che Myra sospetta è orrendo e potrebbero colpire vette di potere troppo alte. Ma sono prove sufficienti a convincermi che la morte di Lily non è stata un incidente. Oh mio Dio. Hanno finalmente considerato Myra come persona ufficialmente scomparsa, ma si rifiutano di coinvolgermi. Dicono che sono troppo coinvolto emotivamente, ma in realtà mi ritengono un sospettato. Le indagini sono ferme, ma per il bene della mia famiglia le continuerò da solo. Ah, quindi Myra stava indagando sulla motivazione della morte della figlia, tra virgolette. Cioè, nel senso, non hanno creduto dall'inizio evidentemente che si trattasse di un incidente. E qua le cose sempre più strane, quando torniamo. Tizia Joy, mi sono mancata, tizia Joy. Ah, che guardia, ma sei chiappette. Che c'è? Ha dimenticato qualcosa? Scomparsa. Ma se... ma tu continui a credere che tutto questo sia reale? Ma che davvero? Comunque si chiama Tatiana, ragazzi, che è molto simile a Tizia Joy. Tatiana Gutierrez, infermiera del Beacon Mental Hospital, scomparsa durante un turno di notte. Non sembra che abbia mai lasciato l'edificio. E certo, le persone scompaiono così da un momento all'altro. Vabbè, io non perdo tempo, salvo la partita, ragazzi. E direi che per oggi abbiamo visto veramente abbastanza. E se stanno a scoprire gli altarini, sta succedendo veramente di tutto. Wow! Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione e obdoscia a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it, dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.